stato il nostro pranzo, diciamo, in aereo, pranzo, colazione tardiva, quella che volete. Quindi abbiamo preso ieri delle uova, le abbiamo fatto sode, quindi stamattina erano pronte, ce le siamo portate con noi. Poi abbiamo della belga, insalata belga, abbiamo comprato del tacchino di, affettato, insomma. Senza latte. Senza latte, era fatto abbastanza bene, devo dire la verità. E le nostre gallette di lenticchie. E così abbiamo risolto anche, nonostante dobbiamo essere in volo, la nostra colazione tardiva. E via, è avanti che si va, volere è potere. Precisazioni per la nutrizione. Ovviamente voi questi alimenti li potete anche mescolare a casa vostra, però è per far vedere che si può anche mangiare in aereo. Mi spiace non aver ripreso prima con le uova intere, sarebbe stato più carino. Comunque, con una donna con due uova, 4-5 fettine di tacchino, ovviamente era senza latte, ma era addirittura senza amidi e senza glutine. Due gallette di lenticchie, due uova, un paio di ciuffi di belga tagliati a diciamo per la lunga. Poi mi sono portata una bustina d'olio, li ho prese su Amazon queste, e praticamente mi sono creata un pasto a bordo, e questo è il tutto. Sono le 4 e qualcosa, non arriviamo a casa in tempo e vogliamo mangiare entro le 5, quindi ci siamo fermati in una Iber e abbiamo preso da Paolino il pollo con le zucchine grigliate, mezza porzione io e una porzione intera di pollo a Paolo, che lui ha fame, e questa sarà la nostra pasto, pranzo, cena, sono quei club, ecco quello che ci sarà, esatto, per arrivare a domani mattina. Buon appetito. Cosa rimane del nostro piatto di un pollo e mezzo, un polletto e mezzo, dai, perché non sono dei polli esagerati. Allora, cenni nutrizionali, fa un po' ridere con davanti a un mucchietto d'ossa, comunque grassi relativamente, tante proteine che vanno bene e verdura, e quindi decisamente un piatto low carb, decisamente un piatto ok per la dieta del gruppo sanguigno gruppo A, anche zero, e decisamente ok anche per la dieta keto e anche low carb, se non mi ricordo quali ho già detto, e ok col digiuno intermittente se all'interno degli orari giusti per mangiare delle 8 ore. Siamo a fare la spesa e che la supervisionatrice chi è? La Dea. Abbiamo trovato anche vicino a casa nostra, che non le trovavamo, tarà, i filetti di sardine fatti come le acciughe, però ok per il gruppo A, e quindi abbiamo comprato tutto per fare la pasta con broccoli e sardine. So che il broccolo non è particolarmente di stagione, ma trovare le sardine qui è un evento e quindi me le mangio lo stesso. Allora, un pochino di spesa gruppo A, abbiamo intenzione di fare qualche picnic, quindi vabbè, comunque abbiamo preso radicchio rosso, poi abbiamo preso il salmone, il tonno leggero, quello con poco olio, perché quella naturale sinceramente mi fa un po' schifo. Poi abbiamo preso le sardine, quelle tirate, le chiamo io, non so come le chiamate voi, ma sono buonissime per fare tante robe queste. Poi abbiamo preso l'olio di vinacciolo, e poi abbiamo trovato l'olio di zucca, che lo voglio assaggiare, l'olio di lino, che l'ho trovato anche qua finalmente. Questi sono tutti estrazioni a freddo, biologici. L'olio di canapa, poi abbiamo preso un olio d'oliva perché siamo senza, e delle sardine in scatola e del tonno sotto vetro, e dei kiwi perché mio malgrado qualche problema ce l'ho, poi vabbè, il broccolo, poi cosa abbiamo comprato? Avogado. Ah sì, gli avogado, questi cosa sono? Avogado? Sì. Ah sì, della belga. Le noci, qui abbiamo le teste di salmone, devono essere 4 teste, 2,70 euro 4 teste, e questo è, ed è la nostra spesa. Va bene, sì, segretaria Dea, va bene, sì, dai che va bene. Ha preso la mamma Dea le arachidi per fare il burro d'arachide, però ne ho prese poche, dai, poche. Siamo arrivati a casa, abbiamo già la cucina in movimento, qui è venuta voglia di minestrone, quindi
tre zucchine, tre carote, mezza gamba di sedano, una mezza cipolla, una gamba di Catalogna e non mi ricordo altro, non mi sembra che ci sia dentro altro. E intanto ho messo su un minestrone che mi piace tanto. Voi direte, ma c'è ancora caldo per il minestrone? Lo so, ma a me piace anche tiepido. Allora, poi dopo sono andata a ritirare che il mio pescivendolo di fiducia mi ha messo via le teste. Questa volta ho cambiato metodo. Le faccio al vapore, quindi ne ho tre sopra e una dentro. Chi non ha il bimby può farle al vapore sul fuoco, cioè con la pentola con sopra la griglietta per il vapore. Ci mette le teste in maniera che scolino giù bene il grasso e le faccio praticamente al vapore. E quindi poi mangeremo solo quella parte rossa e le guanciotte già cotte. Domani quindi siamo a posto anche con le proteine. Ne ho quattro qua. Quindi verranno fuori circa 4 etti di carne di salmone, più o meno 4 etti e mezzo, o qualcosa di più. Per due persone ci siamo. Sono le 4 e qualcosa, non arriviamo a casa in tempo e vogliamo mangiare entro le 5, quindi ci siamo fermati in un Iber e abbiamo preso da Paolino il pollo con le zucchine grigliate. Mezza porzione io e una porzione intera di pollo a Paolo, che lui ha fame. E questa sarà la nostra pasto, pranzo, cena, sono quel club. Ecco, Quello che ci sarà arriviamo esatto, per arrivare a domani mattina. Buon domani. Cosa appetito! rimane del nostro piatto di un pollo e mezzo, un polletto e mezzo, dai, perché non sono dei polli esagerati. Allora, accenni nutrizionali, fa un po' ridere, con davanti a un mucchietto d'ossa, comunque grassi relativamente, tante proteine che vanno bene e verdura. E quindi decisamente un piatto low carb, decisamente un piatto ok per la dieta del gruppo sanguigno gruppo A, anche zero, e decisamente ok anche per la dieta keto e anche low carb, se non mi ricordo quali ho già detto, e ok col digiuno intermittente se all'interno degli orari giusti per mangiare delle 8 ore. Siete veri mozziani, è riuscito ad andare oltre l'aspetto esteriore dei piatti. Queste sono due teste di salmone cotte al vapore. Ho aperto la pelle e le ho inondata ho inondato il salmone già cotto di limone e poi lo lascio in marinatura tutta la notte. Quindi ho aperto proprio anche il limone dopo averlo spremuto e gliel'ho appoggiato sopra in modo che si insaporisca bene. E poi penso che sarà probabilmente il nostro brunch di domani mattina, insieme a una bella minestra di verdura. Sentite che casotto che sta facendo Paolo, ma questa è vita vera, che stiamo sistemando nel lavastoviglie tutti gli accessori. Allora, chi ha il bimby può fare al vapore al bimby, chi non ha il bimby può utilizzare le vaporelle o le pentole al vapore, insomma quelle cose lì. Altrimenti c'è un accessorio, è una specie di coperchio bucato che va all'interno della pentola, che separa l'acqua dai cibi, che si può utilizzare in qualsiasi pentola per cuocere a vapore. Altrimenti potete farle anche al micro. Io l'ho sempre fatto al microonde, due teste in una scatola da cottura, 10 minuti e vengono buonissime. Un po' meno sgrassate di fatte al vapore, però comunque buone. Poi vanno scavate, ovviamente si mangia la parte scavata e le guanciotte e il resto, insomma, può andare bene magari per un cagnolino, ecco, che è un insomma, o comunque potete riutilizzarlo per fare altre cose, diventa un po' una parte grassa, ecco. La mia zuppa l'ho fatta con poco brodo e ho lasciato le verdure un po' come si dice, scrocchiarelle, non le ho cotte tantissimo. Non so, da quando ho cominciato a bollire 20 minuti, mezz'oretta, se non mi ricordo. Comunque non stracotte. Per fargli avere in Eh sì, compro una vocale. Per fare un po' l'effetto zuppa, insomma, più che minestrone. Ok. Allora, questa è la nostra colazione stamattina e brunch anche. E quindi sono le 8, le 8 e mezza forse, 8 e qualcosa, sono le 8. E allora, testa di salmone limonata, come vi ho fatto vedere ieri sera nella mia ricettina. E poi una zuppa di verdura,
non cotta troppo, nel senso con le verdure ancora un po' scrocchiarelle. E questa è la nostra, il nostro brunch di questa mattina. Di salmone al limone è veramente buonissima, ci è piaciuta. Adesso Paolo sta condendo la sua zuppa di verdura con una cucchiaiata di burro d'arachide homemade e una cucchiaiata o due, no, cucchiaino e un cucchiaino, no, Sì, la mescolo di un po'. tahina. La mescolo un po', sì, perché la tahina si deposita un pochino. Allora, e un paio di cucchiaiate di tahina e poi ci metterà il lievito disattivato, vedete? Ok. E voilà. Lievito. Una spolveratina di lievito perché avevo messo in pausa, eccolo qua. È pronta la zuppa. E buon appetito. Secondo giro di zuppa per me, buonissima. Con un cucchiaino di tahina.